Professore, qual è l'importanza del risultato che si è ottenuto oggi al CERN di Ginevra e quanto ha contribuito l'Università di Perugia al raggiungimento di questo risultato? Ma è un risultato molto importante perché essenzialmente questa scoperta è stata di un valore internazionale. Essenzialmente questa particella è stata teorizzata nel 1965. Per decenni svariati esperimenti hanno cercato di misurare questa particella che è all'origine della massa. Noi oggi stiamo cominciando a capire la massa. Che cosa è la massa? Come la massa viene costituita? Che cos'è che l'attribuisce? Quindi è una scoperta sicuramente importante. L'università ha partecipato moltissimo, l'INFN qui a Perugia, non solo in termini di fattivi, ha anche costruito una grande parte del progetto, ha contribuito negli anni passati a commissionarla, a installarla al CERN. E soprattutto ha anche mostrato una capacità di leadership, ha guidato un grande progetto al CERN, che era un quarto di questa grande collaborazione. Quindi diciamo, siamo molto orgogliosi di questo, ha visto prime numeri, diciamo, è stata una collaborazione diciamo, molto lunga, anche costosa, ma oggi stiamo raccogliendo i primi frutti. Qualcuno che parla di una scoperta più importante del raggiungimento del suolo lunare per l'uomo. Ma sì, alcuni giornalisti negli Stati Uniti hanno detto questa cosa. Sicuramente dal punto di vista di costi potremmo dire che siamo equiparabili. Dal punto di vista di immagine forse evocativa, forse la discesa dell'uomo sulla Luna ha suscitato molta più impressione di quanta possiamo oggi suscitarne noi. Ma io credo che il parallelo sorga anche dal fatto di cosa ci si possa aspettare nei prossimi anni, dal punto di vista di questo sviluppo di tecnologie che noi abbiamo messo a punto per fare queste ricerche. Quindi sarà possibile utilizzare queste tecnologie in vari ambiti, in ambito medico, in ambito beni culturali, in ambito terapeutico, in ambito nuovi computer per le cloud computing, quindi diciamo essenzialmente anche dal punto di vista di grid, queste tecnologie di calcolo innovative. Verranno sicuramente beneficiate di queste attività scientifiche di base. È arrivata a compimento una ricerca fondamentale che voi avete iniziato molti anni fa a Perugia. Qual è la soddisfazione ricordando quel gruppo piccolo che si costituì qui? Beh, diciamo, ovviamente è grande il fatto di finalmente vedere giungere a conclusione una cosa che era prevista durare un po' meno, ma poi per varie ragioni è durata tutto questo tempo e anzi è andata oltre il mio servizio attivo, perché io sono andato in pensione 2 anni fa, però continuo a fare un po' di attività finché potrò. È una grande soddisfazione perché anche in questa difficoltà, perché noi non eravamo abituati a cose così gigantesche, no? Quando abbiamo iniziato gli esperimenti della fisica negli anni 70-80 erano cose diciamo più umane che si svolgevano nel giro di 1 o 2 anni, no? Poi pian piano sono venute fuori queste grandi attività che coinvolgevano collaborazioni grandi internazionali, per esempio quella lì che è stata citata della scoperta dei bosoni vettoriali, quelli di Rubbia, no? Diciamo Rubbia è stato quello che ha preso il premio, però in realtà ci hanno lavorato un sacco di persone. Cioè, migliaia di persone anche in quell'attività che è finita nel 1983, alla quale anche noi abbiamo partecipato, tra l'altro. Lei ricorda dei momenti anche di, immagino, di difficoltà anche nel reperimento delle risorse per Ma portare avanti l'esperimento? ad essere sinceri, diciamo, la mia esperienza è che fino all'anno al 2000 tutto è andato tranquillo, avevamo una certa tranquillità sia nei finanziamenti sia nelle cose. Nel 2000 è iniziata, secondo me, una crisi sempre più marcata, che è aumentata negli anni, sia dell'università che per motivi ovviamente anche economici. C'è stato un grande subbuglio nell'università per via di queste riforme che sono state fatte, no? I corsi di laurea. Siamo entrati in crisi, credo, attorno all'anno 2000, così è iniziato il problema dell'università che adesso come ben sapete, è sempre più forte e dobbiamo sopravvivere come si può.
però non bisogna perdere la fiducia che dobbiamo, per me è una bella soddisfazione, perché ho visto, come ha detto anche Gianmario nella sua presentazione, abbiamo visto tanti bravi giovani. Cioè, una delle grandi soddisfazioni qui a Perugia è che i ragazzi bravi ci sono, e sono tanti, ragazzi entusiasti, preparati, capaci sia dal punto di vista scientifico che tecnologico. Alcuni hanno tendenze più manuali, però c'è le competenze, no, diffuse. È bello vedere, no, che c'è questa gioventù che ancora ci crede, perché certo, uno penserebbe che, non, che oggi tutti i valori si vanno perdendo, invece non è vero. Ancora oggi noi abbiamo ragazzi molto bravi che vengono, si laureano e fanno delle cose eccezionali.